Automodelli dei Vigili del Fuoco, automodelli tutti in scala rigorosamente 1-14, ma ovviamente i Vigili del Fuoco sono in scala 1-1. E siamo qui con questi degni rappresentanti, poi da basso, visto ci sono gli altri colleghi che stanno intrattenendo le prime persone che arrivano. Comunque, Gabriele, i Vigili del Fuoco a Canso sono presenti dal 65. E hanno cominciato nella caserma che, se ricordo bene, adesso non c'è forse nemmeno più, ospita un'officina, mi No, pare. la prima caserma era ospitata in via Vittorio Veneto, dove adesso c'è il centro sportivo, dove c'è il bocciodromo adesso. Era formata da due autorimesse con degli armadietti con i vestiti. Dopo è stata trasferita nel 75 in via Tosi. Dopo un po' di tempo è stata costruita nel 94 la nuova caserma dove c'è quella attuale. E visto che abbiamo cominciato un attimo a parlare di voi, attualmente il vostro gruppo da quanti vigili è composto? Sono volontari o ci sono anche dei professionisti? Siamo tutti volontari, al momento siamo in 17, 17 vigili del fuoco volontari, a Canto siamo in 17, anche se siamo un po' pochi perché Su che mezzi potete contare? adesso contiamo su due mezzi, su un Eurocity, che è un'autopompa molto veloce, abbastanza stretta per i nostri paesi, perché come lei sa i nostri paesi hanno strade molto strette e molto ripide, poi abbiamo una Campagnola, un R76, una Fiat. Più due carrelli, un modulo per incendi boschivi, un carrello con motopompa per fare allagamenti. E la tipologia degli interventi vostri chiaramente spazia un po' su vari campi. Avete anche penso sia di distaccamento che arriva a Bellagio, se non erro. I nostri comuni partono da Eupiglio, Longo nel Segrino e arrivano fino al distaccamento, fino al paese di Bellagio, compreso Lezzeno, Veleso, quei paesi lì sulla colma del Pian del Tivano. Non abbiamo più i comuni che sono passati sotto la provincia di Lecco, cioè Oliveto Lario non fa più parte del distaccamento di Canso perché fa parte di una provincia. Ce li abbiamo a carico solo quando, come in questo periodo, c'è chiusa la strada per qualche frana, allora il comando di Lecco è impossibilitato ad arrivare, allora interveniamo noi. Cosa che mi sia concesso purtroppo succede un po' frequentemente. Ecco, comunque adesso ritorniamo un attimo su questa mostra. Questi automodelli, ma anche modelli ho visto di elicotteri, modelli di biciclette, carretti, perché si parte da quando non c'era ancora il motore e l'unica forza su cui potevate contare erano le braccia. Sono opera di chi? Sono di opera di un vigile permanente del comando provinciale di Sondrio, in forza al distaccamento di Chiavenna, si chiama Claudio Persenico e oggi purtroppo non l'abbiamo presente, l'avremo presente domani. Settantina E sono circa una. di modelli, cioè raccontano tutta l'evoluzione della storia dei mezzi antincendio, dei vigili del fuoco, dei pompieri, perché partendo dal 1890 in cui non c'erano ancora i vigili del fuoco, ma c'erano i civici pompieri formati dai gruppi cittadini, dai paesi, fino agli ultimi mezzi dei giorni nostri. Ma in effetti il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è nato nel 41. Sì, è nato nel 41. Dunque, dal 1941 è nato il corpo ministeriale dei vigili del fuoco. Prima esistevano i civici pompieri delle città, dei paesi. Quello che un po' avviene ancora oggi, se vogliamo, con i gruppi antincendio boschivi. E Certo. ritornando sempre alla nostra mostra, giorni e orari di apertura? La mostra è aperta dalle 8:30 fino alle 19:30, e sabato, domenica e lunedì compreso. Non c'è chiusura a orario continuato, diciamo così. Per cui doppiamente volontari perché dovrete essere qui a disposizione del pubblico. In mattinata c'è già stata qualche visita? Sì, di poche persone perché è stata allestita questa mattina i modelli, perché questa mostra è stata smontata ieri a Sondrio, perché Per cui è una mostra itinerante. sì, ieri era la patrona dei Vigili del Fuoco, era Santa Barbara, era la nostra festa, dunque è stata allestita a Sondrio per la festa dei Vigili del Fuoco, poi smontata nella serata e rimontata qua questa mattina. E passiamo a Claudio, che è qui. Prima di tutto, cos'è il futuro Vigile del Fuoco? Sì, futura Vigile del Fuoco. Ma se c'è sempre il maschile o anche il femminile? No, adesso c'è anche il femminile, si possono incorporare anche donne. A Canso ce n'è Adesso qualcuno. abbiamo una domanda di una ragazza che ha
ha fatto domanda per essere incorporata nei Vigili del Fuoco di Canzo e adesso deve fare il corso e aspettare tutto il lato burocratico, diciamo, ecco, della prassi, fare la domanda, fare l'addestramento e poi per poter entrare, ecco. Per cui c'è questa nuova apertura, ci saranno dei Vigili del Fuoco in rosa e avranno anche magari dei compiti specifici, penso. Ma no, in particolare niente, faranno la stessa attività degli uomini, ecco. E può essere anche un appello perché abbiamo bisogno di forze, ecco, sia maschile che femminile, perché siamo un po' in pochi e il nostro distaccamento ha bisogno di personale per poter andare avanti, specialmente durante il giorno, perché abbiamo problemi di personale, ecco. E le caratteristiche dell'aspirante volontario, età, eccetera, quali devono essere? Deve avere adempito il servizio militare, e poi ci vuole la buona volontà, poi si pratica un corso che adesso viene fatto a Como, al comando di Como, di circa 20 giorni per poter essere incorporato nei Vigili del Fuoco. Ecco. Titoli di studio particolari? Titoli di studio particolari sono meglio, diciamo, le professioni a livello pratico, però qualsiasi titolo di studio può andare bene, ecco. Naturalmente deve essere, come si suol dire, o si dice una volta, di sana e robusta costituzione. Senz'altro, dopo ci sono i requisiti fisici che vengono poi, diciamo, questi requisiti fisici vengono controllati a livello medico e tutto, ecco. Comunque la base è la buona volontà e poi la disponibilità a essere dei volontari, ecco. Allora ripetiamo l'appello. L'appello è che chi ha voglia di farsi avanti, abbiamo bisogno di personale per poter portare avanti il nostro volontariato nel distaccamento di Canzo e lavorare ce n'è per tutti. Lavorare ce n'è per tutti, ecco. Ciao, da che scuola vieni? Canzo. E ti piacerebbe fare il pompiere? No. Perché? Muori. Ma no, non è vero. Senti, i modelli invece qua ti piacciono? Sì. Tu vorresti fare il Vigile del Fuoco? Sì. Lo sai che anche le ragazze possono fare il Vigile del Fuoco? Tu lo faresti? Sì. Come ti chiami? Ilaria. E anche tu faresti il Vigile del Fuoco? No. Perché? Hai paura di scottarti? Sì. Che li vuoi? Sulla mano chi vuole fare il Vigile del Fuoco? Ti piacerebbe? Fra qualche anno puoi fare il volontario o la volontaria, a seconda dei casi. Allora, li avete visti lavorare? Sì. Tu li hai visti? Sì, a casa mia. A casa tua? Cosa è successo? Una signora è stata chiusa fuori. Per cui l'hanno aiutata ad aprire la porta? Sì. Dimmi. Invece a casa mia, in quella che avevo, il vicino di casa mia, che è sopra di me, non aveva pulito bene il cammino, allora c'è stato un piccolo incendio e sono arrivati i pompieri. Qui ci sono altre persone, dimmi, sentiamo lui e poi lei. Da me sono venuti perché dovevano portare l'acqua perché era finita quest'estate. Capito. Tu? Invece dove abito io c'era una maestra che non hanno pulito il cammino prima di accenderlo. E allora sono venuti i pompieri e i vigili del fuoco. Ciao. Sentiamo qui. Io avevo sentito che i vigili del fuoco qui vicino alla comune, alla scuola, c'è stato un incendio e saranno venuti a passo i vigili del fuoco. Invece dove abito io sono venuti i vigili del fuoco perché non andava la caldaia. Perché tutti avevano freddo. Sentiamo lui. Invece quando ero a casa mia era pomeriggio, c'era il sole e è venuta l'ambulanza per curare un signore che era morto. Ho capito, mi sa che lì non c'era più niente da fare. Sentiamo per ultimo lei. Una volta c'era nelle mani
Marche una signora che mi aveva fatto un incidente con l'auto, allora avevano chiamato i pompieri e con degli attrezzi hanno tagliato a metà l'auto. Così hanno salvato la signora. Allora, adesso facciamo un'ultima domanda, un'ultima considerazione a lui. Dimmi. Mio padre un giorno stava andando a lavorare e ha fatto un incidente con un camion, la macchina si è ribaltata ed è svenuto. I vigili del fuoco hanno dovuto aprire le portelle e far tutto. E anche lui l'hanno salvato. Oh, ci sono altri due volontari qua. Vuoi fare il vigile del fuoco? A me mio zio si è fatto un incidente in auto, si è ribaltato, l'hanno portato in elicottero, l'hanno portato all'ospedale. E tu fai la volontaria di vigile del fuoco? Sì, io un giorno c'era una signora che ha fatto un incidente in macchina e hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. Qui ce ne sono tantissime storie, vero? Tantissime, anche tu mi sa che hai una storia, eh? La facciamo dire. No? Come no? Sì. Una volta mio papà ha fatto un incidente in auto, allora sono venuti i vigili del fuoco. E l'hanno tagliato? No, non ha tagliato il papà. No, hanno aiutato ad aprire le portiere perché si erano bloccate. Bene. Ancora un paio fuori tempo massimo. Io un giorno ho visto, stavo andando a Gardaland, ho visto su uno dei boschi un incendio, un po' piccolino, ma c'erano già i vigili che con gli aerei lo stavano spegnendo. Col canone aereo o con l'elicottero? Con l'elicottero. Chi è che parla? Lui? Io invece un giorno in vacanza avevo visto una montagna che andava a fuoco e subito sono soccorsi i vigili del fuoco a spegnere l'incendio. Ripetiamo di che scuola siete? Canzo. Canzo? Quarta. Quarta B, quarta A, benissimo. Salutiamo tutti i vigili del fuoco assieme, eh? Diteli ciao vigili del fuoco.